Bene, grazie, buonasera a tutti. Saluto i cittadini, gli organizzatori, tutti coloro che sono intervenuti a questo incontro di oggi. Vi chiedo la pazienza di seguirmi perché non sarà un intervento breve. So che l'ora è tarda, ma sono tante le cose che sono emerse oggi, quindi ho anche piacere a non soltanto a darvi le risposte, ma anche a dire un po' le cose che si stanno facendo, si sono fatte e si faranno in città. Tra l'altro è un piacere festeggiare con voi oggi il quarto compleanno dell'amministrazione comunale, perché il 26 ottobre del 2014 e quindi può essere davvero l'occasione per fare un bilancio a un anno e qualcosa in più dalla scadenza del mandato, per cui i cittadini ci hanno dato fiducia, e ci hanno dato fiducia non rispetto a un libro bianco di sogni. Ci hanno dato fiducia perché noi ci siamo presentati alla città chiedendo la fiducia per impegnarci su due cose sostanziali: per rendere il governo della città un vero e proprio governo dei cittadini, partecipato dal basso, condiviso, concertato, e credo che l'iniziativa di oggi ne sia una dimostrazione, se non altro perché, come diceva il Presidente Delfino, quella previsione bellissima scritta all'interno del nostro statuto comunale, ovvero la previsione degli istituti di partecipazione, fino al 29 dicembre del 2016 era rimasta purtroppo lettera morta. Il nostro statuto già oltre 20 anni aveva previsto questa cosa, ma nessuna delle amministrazioni che si era succeduta al 2000 si era presa l'incarico e il carico anche di regolamentare gli istituti di partecipazione. Oggi noi ci troviamo qui non soltanto per una volontà di indirizzo politico, ad ascoltare i cittadini, a condividere le problematiche, a dare le risposte, a prenderci anche le critiche che vengono fatte. Oggi noi ci troviamo qui anche perché siamo tenuti a farlo, e non per una visione ideale di come devono essere i rapporti fra le istituzioni e i cittadini, ma perché noi ci siamo vincolati, proprio perché rientra nella nostra filosofia di amministrare, a questo attraverso il regolamento sugli istituti di partecipazione. Oggi non soltanto è possibile e dovrebbe essere normale in una città normale chiedere la convocazione di assemblee popolari, è possibile raccogliere firme per referendum o per altro tipo di petizioni, per chiedere che l'amministrazione comunale si occupi e acceleri su un determinato progetto piuttosto che un altro, all'interno dell'Urban Center, che è una bellissima struttura che la nostra città non aveva, che è stata realizzata all'interno di un bene confiscato nel cuore della città, nel centro storico cittadino. Si discutono i progetti che poi vengono realizzati, si discutono prima che questi progetti entrino nella fase esecutiva, proprio perché è in quel momento che i cittadini possono dire la loro ed eventualmente cambiare le cose che nella loro percezione non vanno. Le consulte, i comitati di quartiere, insomma tutto un mondo di democrazia partecipata che a Reggio Calabria semplicemente non esisteva, e questo è il primo punto. Il secondo punto su cui abbiamo chiesto la fiducia ai cittadini è stato il progressivo, continuo e costante ritorno alla normalità. Perché è vero quando si dice l'ordinario, è vero quando si dice non dovete lodarvi per l'ordinario, è anche vero che bisogna avere per primi noi stessi l'onestà di ricordarci che non siamo partiti da zero. Non bisogna avviarsi all'ordinario quando si parte da zero. Quando si parte come una squadra in classifica da meno, anche arrivare a zero è un traguardo, e lo zero è quel traguardo della normalità al quale noi, con il lavoro che stiamo facendo, vogliamo ambire e vogliamo raggiungere. E non dimenticarsi da dove si viene non significa soltanto non dimenticarsi quelle che sono state le tristi pagine di storia politica della nostra città, che ci hanno consegnato un comune con 241 milioni di euro di debito
E non è neanche vero, o meglio, non è del tutto vero dire lo sapevate, perché ci sono situazioni, pentole che sono state scoperte in corso d'opera. Penso a quella spada di Damocle che è stato il debito di Leonia di 21-22 milioni di euro, del quale noi siamo venuti a conoscenza soltanto un paio di mesi fa. Quindi 80 milioni di più quello dell'acqua con la regione, 80 milioni di idrico, esatto. Quindi sono 100 in più già rispetto a quelli che si sapevano. E azzardo, non è neanche quello il problema. Non è soltanto quello il problema. La storia recente della nostra città ci dice che questa amministrazione si insedia dopo uno scioglimento per infiltrazioni mafiose. E per noi non è cosa da poco, per chi nella sua vita è stato educato a operare sempre nel pieno rispetto delle regole e della legalità, sapere che la città di cui ha l'onore di essere il sindaco, di essere l'amministratore, il consigliere, l'assessore, tutto quello che esiste, ma anche da semplice cittadino, è una macchia che noi non possiamo dimenticare, perché non è un percorso irreversibile, è un percorso che se non si sta attenti, se non si mettono dei paletti, se non si cammina nel solco del rispetto delle regole e della legalità, potrebbe sempre tornare. Lo dico perché all'inizio del mio mandato non era facile confrontarsi con i ministeri per sbloccare i lavori, non era facile andare a chiedere contributi agli altri enti, non era facile ribaltare tanti tristi primati, come quello di essere anche la città con il maggior numero di beni confiscati. Serviva recuperare credibilità, le istituzioni dovevano recuperare credibilità, la città doveva recuperare credibilità, e questo poteva avvenire soltanto partendo concretamente da azioni amministrative che ripristinassero la legalità. Perché la legalità non è un concetto, diciamo, non percepibile, etereo, non visibile. Spesso si fanno troppi convegni sulla legalità, se ne parla molto e si pratica poco. Fateci caso, ormai molto spesso ci capita, a noi capita di andare nelle scuole e incontrare i ragazzi, si fanno convegni in cui nel titolo c'è sempre la parola legalità. La legalità praticata è però un'altra cosa. E questo quartiere ne è un esempio stavolta in positivo. Noi siamo partiti da qui, nel senso, non solo come quartiere, siamo partiti proprio da qui, dal posto in cui ci troviamo. Perché questa era una struttura, un non finito, un'incompiuta, era per tanti motivi simbolica in senso negativo di quello che era avvenuto a Reggio Calabria. Una struttura per i cittadini, per i bambini, per la parrocchia, per gli scout, per le associazioni, per gli anziani, rispetto alla quale erano stati sì avviati i lavori, ma poi erano stati, come tante altre decine, centinaia di cantieri pubblici sui quali abbiamo poi iniziato a lavorare, sparsi, disseminati nella città di Reggio Calabria. Abbiamo iniziato da qui. Abbiamo iniziato da questa struttura che era uno scheletro, e per iniziare a lavorare abbiamo iniziato ad aprire il fascicolo di questa struttura e vedere quali erano i problemi: impegni di spesa non mantenuti, stati di avanzamento lavori non pagati, ditte che hanno fatto causa, ditte che hanno fatto arbitrati, e questo è tutto quello che c'era dentro questa carpetta e questo fascicolo. Fuori c'era una realtà degradata, c'era un'associazione che ringrazio, è stata ringraziata l'associazione Insieme, non finirò mai di ringraziare, che ha mantenuto un presidio di resistenza su questa parte di quartiere, continuando a svolgere le proprie attività in una roulotte, in un camper, in un container, peggio ancora in un container, nell'illusione che prima o poi qualcuno si sarebbe ricordato di questa struttura. Ci abbiamo lavorato e questa struttura è riconsegnata alla città, è un centro civico della città, quindi una struttura aperta, è una struttura pubblica. Ecco perché noi dobbiamo avere, lo so che risulta difficile perché ognuno ha il proprio punto di vista, il proprio piccolo problema che rispetto alla propria idea di città si estende a
quello che invece la qualità della vita nel quartiere o addirittura nella circoscrizione, se non nella città intera. Però noi non possiamo, dobbiamo fare questo sforzo, non possiamo partire soltanto dal nostro punto di vista. E non partire solo dal nostro punto di vista significa avere uno sguardo un po' più alto, uno zoom un po' meno addentrato nel quartiere, e dire che se qui in questa parte di città c'è un centro civico, non ne possiamo fare un altro 100 metri più dietro. Cioè, sarebbe una scelta illogica sotto tanti punti di vista. Credo che questa struttura nuova, moderna, con tutte le condizioni di sicurezza, di agibilità, di collaudo, con uno spazio esterno che c'è, debba essere vissuta ancora di più dai cittadini. È vostra, non è mia. Il centro civico nasce per questo. Ecco perché vi invito a frequentarla di più, a organizzare qui delle iniziative, a chiedere l'utilizzo degli spazi, perché è una struttura comunale, è una struttura pubblica, è un posto in cui andare, magari anche se ci sono delle esigenze impellenti che non si possono rinviare. Legalità significa ripartire dallo sport. C'è stato un particolare siparietto che ricordo. Nel gennaio del 2016 abbiamo inaugurato questa struttura e un cittadino, non c'è oggi, me lo sarei ricordato, mi ha detto: sindaco, non sono queste le cose importanti per il quartiere. Non avevo dubbi. Mi ha detto, ho chiesto quali sono, e ad esempio spazi per i ragazzi per giocare, per fare sport. Beh, e anche su questo abbiamo lavorato, perché gli spazi per fare sport fanno crescere un quartiere, lo rendono un quartiere, non dormitorio. Ecco perché il secondo impegno che abbiamo assunto in questo quartiere è stato quello di riavviare i lavori del campo di archi e concluderli. Oggi la squadra del quartiere, la domenica magari si potrebbe anche andare a vedere le partite, è stata promossa, cioè giochi in eccellenza, non è giochi in promozione. Non è cosa da poco avere una squadra che giochi in un campionato dilettantistico in un quartiere della città. Prima non c'era. È un'altra cosa che si è riusciti a realizzare, sicuramente per le abilità, le competenze della società sportiva e dei giocatori che hanno raggiunto il traguardo, ma anche perché hanno avuto modo e possibilità di allenarsi in una struttura che semplicemente prima non c'era. O meglio, c'era, ma era un maneggio abusivo nel quale pascolavano i cavalli. E anche questa è un'altra opera del decreto legge, sbloccata, riavviata, completata, conclusa, collaudata, oggi pienamente nella disponibilità dei cittadini. Non vi elenco i problemi che c'erano, perché sono gli stessi che abbiamo trovato quando abbiamo aperto il fascicolo del centro civico. Voi direte: sì, ma sport non è soltanto calcio, sport è anche altro. Ecco perché qualche giorno fa, dopo un impegno di anni a reperire i fondi, a avviare la progettazione, a fare la gara d'appalto, a concludere le verifiche sulla idoneità della ditta a eseguire i lavori, qualche giorno fa sono stati consegnati i lavori della palestra. Una palestra che era stata utilizzata per qualche tempo come ricovero temporaneo per i migranti, un impegno che, se voi ricordate, avevo assunto anche in quella bellissima giornata, in quel bellissimo pomeriggio alla chiesa del Carmine, no, alla chiesa di Santo Stefano, insieme al vescovo, in cui il vescovo ha voluto portare il quadro della Madonna della Consolazione qui per gli atti vandalici fatti all'asilo nido, e questa è un'altra cosa di cui parleremo. In quella sede avevo assunto l'impegno di restituire quella struttura ai ragazzi. Da lì, se non addirittura anche da qualche mese prima, partì il lavoro dell'amministrazione comunale, come vi dicevo prima, per reperire i fondi e fare i progetti, cose che non saremmo riusciti a fare se non con fondi esterni all'ente, perché avere 241 milioni di euro di debito significa che non ti puoi indebitare ulteriormente, quindi non puoi accendere un mutuo. Tutto quello che si fa nella nostra città si fa con fonti di finanziamento che non vanno a gravare sul bilancio comune. I lavori sono partiti, dureranno immagino un paio di mesi, il cronoprogramma ne prevede 120, ma la ditta ha detto che potrebbero essere conclusi anche prima. Li seguiremo
li seguiremo come sempre facciamo con la presenza costante sul cantiere. E naturalmente è evidente che questo significa anche fare uno sguardo, avere uno sguardo più ampio sulle altre strutture esistenti nella circoscrizione. Tra l'altro il palasport di Ventimiglia ricade nella 10ª circoscrizione. Questa è stata la prima struttura che, dopo gli anni di chiusura dovuti a un tragico evento, è stata restituita alla collettività. Al palasport di Ventimiglia non ci gioca soltanto la squadra di basket della Viola, ma al palasport di Ventimiglia vengono organizzati ciclicamente eventi che portano in città centinaia e migliaia di persone che vanno ad ascoltare concerti, che vanno ad ascoltare musica. Un giornale di musica che io, per mia ignoranza, non conosco, ha fatto, e queste cose vorremmo anche saperle, ha fatto un titolo qualche giorno fa scrivendo Reggio Capitale della Musica, perché questi anni e nei prossimi mesi verranno qui artisti importanti, conosciuti, popolari, che piacciono ai ragazzi, piacciono ai giovani, piacciono ai meno giovani. È stato possibile perché quella struttura è stata restituita ai cittadini. Anche questa è stata una delle prime cose che abbiamo fatto. Ovviamente ce ne sono altri di campi, di cappelli, di strutture presenti in questa circoscrizione. Già si sta lavorando sulle altre strutture che, diciamo, meritano un controllo, una attività da parte dell'amministrazione comunale per consentire quello che dicevo prima, che tutte le attività, anche inerenti allo sport, avvengano nel pieno rispetto delle regole, non soltanto amministrative, ma le regole di vita e di buonsenso che ognuno di noi deve osservare nella propria vita. Quindi partire dal ripristino della legalità significa spazi di socialità, significa sport, significa famiglie. Quante volte abbiamo detto che una giovane famiglia decide dove stabilire la residenza, il proprio domicilio, dove cercare casa, dove andare ad abitare, anche rispetto a quelle che sono i servizi che in quella zona ci sono, che sono il supermercato, che sono la piazzetta, che sono la scuola, che sono l'asilo nido comunale. E a proposito del fatto che non si partiva da zero e che questa non era una città normale, nel 2015 Reggio aveva un numero di asili comunali pari a zero. Oggi Reggio ha recuperato e ha 3 asili comunali nido, oltre agli altri. Uno nella zona sud, nel quartiere di Gebbione, nel cuore del quartiere di Gebbione, uno al centro, al Cedir, che nasceva come asilo nido per i dipendenti, ma ovviamente un asilo nido per tutte quelle persone che rientrano nella possibilità di accedere alla possibilità, appunto, di iscrivere il proprio figlio all'asilo nido comunale, e uno qui ad Archi. Ed è questi 3 asili nido, da quella che è la percezione dell'utenza, sono tra i più ambiti in città. Cioè le famiglie fanno a gara per poter portare il proprio figlio all'asilo nido comunale, perché c'è un livello di qualità, addirittura secondo quella che è il commento da parte delle famiglie, delle mamme, superiore agli standard che mantengono gli asili nido privati, cosa che non è usuale che avvenga. Ed è un servizio che si offre ai cittadini, si offre a tutte quelle giovani famiglie, a quelle mamme che non hanno la possibilità di portare il proprio figlio all'asilo nido privato, che non hanno la possibilità di poter lasciare i bambini alla suocera, alla nonna, a qualcun altro, alla babysitter, e che si sarebbero trovate in oggettive difficoltà. Ha una ricaduta economica importante, perché 150 bambini, 50, 50 e 50, negli asili nido comunale, in proporzione significa circa, se non di più, 100 persone che lavorano in quegli asili, 100 maestre, 100 educatrici, 100 cuoche, 100 persone che prima non riuscivano a trovare nella loro città uno sbocco lavorativo rispetto a quello che è stato il loro percorso di studi. Asili nido comunale, famiglie, significa anche poter pensare a delle
a delle aree giochi. Noi siamo, tra virgolette, costretti anche a un po' lavorare di fantasia per la realizzazione delle cose che facciamo. Attenzione, gli asili nido comunali, qualcuno potrà pensare, vabbè, se non fate quelli che fate. No, gli asili nido comunali non rientrano tra i servizi pubblici essenziali. E quindi un comune in previssesto, come il comune di Reggio Calabria, non era assolutamente tenuto a garantire l'apertura degli asili nido comunali. Nel momento in cui con Action Aid si è avviato quel percorso, noi avremmo potuto fare spallucce e rispondere: mi dispiace, sono in pieno irriequilibrio. Gli asili nido comunali sono servizi a domanda individuale. Io per legge non sono tenuto a garantirli e non ho i soldi per farli. Come lo abbiamo fatto? Con un impegno dei PAC, dei piani di azione e coesione, per finanziare questi asili, e con un'altra percentuale di finanziamento a valere sui fondi di bilancio, sul bilancio comunale. Dicevo, accanto a questo sono in corso, saranno concluse prima della fine dell'anno, anche altre attività che noi siamo riusciti a realizzare con, in questo caso sì, si tratta di opere compensative del fondo Terna. Terna, che è una grande società, ha fatto dei lavori qualche anno fa in quest'area, erano tenuti a fare delle opere compensative che nessuno gli aveva mai chiesto come città metropolitana. Ci siamo accorti di questa cosa, hanno già, a proposito di periferie, a proposito di stato di abbandono, e mi dispiace che chi ne parlava non ci sia più, hanno già avviato i lavori di riqualificazione di alcune piazzette importanti di zone periferiche della nostra città. Cioè, non lo facciamo soltanto con quello, ovviamente, ma questo è una cosa che vi volevo dire. Archicarmine, l'area giochi che la parrocchia aveva già realizzato, verrà riqualificata, verranno messe nuove giostrine, verranno messe in sicurezza quelle che ci sono, verranno garantiti anche in questo caso tutti gli standard di agibilità che devono essere propri per questo tipo di strutture. La piazzetta ex, si chiama piazzetta Poste, che c'è a Gallico, la piazzetta di Rosalì, la piazza chiesa di Rosalì, e la piazzetta di San Batello. Queste sono attività di riqualificazione urbana che stiamo avviando. Sulle altre cose un po' più grandi di Gallico, visto che si è parlato di Gallico, ci tornerò dopo. Investire nella legalità significa investire nell'istruzione. Quando Enel Cuore ci ha detto: nella nostra attività noi dobbiamo andare a investire nelle scuole, a riqualificare alcuni spazi scolastici per creare nuove aree didattiche, per creare aree multimediali, per portare materiale, per portare arredi scolastici, quando ce l'hanno chiesto la nostra risposta è stata: punto, scuola elementare Italo Falcomatà di Archi. E queste sono cose già realizzate. La scuola elementare di Archi ha delle aule bellissime, innovative, multimediali. Non so se qualcuno di voi ha nipoti, figli, parenti che vanno lì, ve lo potrà dimostrare. E questa è un'altra cosa che siamo riusciti a fare in sinergia istituzionale, recuperando, come vi dicevo all'inizio, credibilità istituzionale. Figuratevi se senza un lavoro fatto a monte, senza un recupero di un rapporto di fiducia istituzionale, Enel si sarebbe mai sognata di venire qua a riqualificare le aule della scuola elementare. Legalità ovviamente significa investire in sicurezza. Poi ci arrivo nella parte delle microdiscariche, ma questa è una zona che attraverso due tipi di interventi: le telecamere fatte per le microdiscariche e le telecamere già installate, già realizzate all'interno dell'ambito del PON legalità, è un intervento che è un presidio di sicurezza per il quartiere. Ovviamente sono telecamere che vanno a cercare di, oltre che a garantire la sicurezza, di verificare se si combinano e si verificano reati. È del tutto evidente che area sottoposta a videosorveglianza significa che in quell'area, in qualsiasi posto di quell'area, può essere messa una telecamera. E le telecamere ci sono, i risultati ce li abbiamo, ci arrivo, ve ne parlerò.
Ripristino della legalità significa investire nell'ambiente. È brutto vedere il sacchetto per strada, è brutto vedere le microdiscariche, ma la percezione che avete è diversa da quelli che invece sono i numeri reali. Anche su questo vi prego di fare un passo indietro e di ritornare con la memoria a quello che è stato il Natale del 2013 a Reggio Calabria e anche i primi mesi del 2014. La spazzatura arrivava ai primi piani delle strade e abitazioni, non soltanto in periferia, anche nel centro storico cittadino. Questa è stata un'altra delle attività in cui fin da subito abbiamo investito. Noi ci siamo insediati qui e quando vi dico questo vi prego di ricordare sempre che non è un'amministrazione che parte da zero, che ha un piano di riequilibrio, che non può assumere personale, non può contrarre debiti, non può abbassare i tributi comunali e non può assumere personale. Noi abbiamo personale che è meno della metà di quello che ci dovrebbe essere al comune. Pianta organica 1697, in servizio 800 scarsi, ma abbiamo lavorato anche su questo, ve lo dirò. Impianto di San Patello Guasto, raccolta differenziata ferma, secondo me erano anche dati troppo alti, al 7%, spazzatura in emergenza per le strade della città. Noi nel programma di mandato avevamo un obiettivo, quello del funerale del Cassonetto. Oggi i Cassonetti, salvo in alcune zone della città, non ci sono più. La raccolta differenziata dal 7% è arrivata al 58%, cioè dal 7 al 58, non lo dico io, lo dicono i dati dei ministeri, i dati dell'ARPA e quant'altro. 58% significa che noi in 3 anni l'abbiamo aumentata del 51%. E averla a una percentuale così alta ci rassicura del fatto che la maggior parte dei cittadini la vuole fare ed è in aumento. La lotta contro gli abbandoni, contro le microdiscariche, la facciamo e la comunichiamo anche. Solo quest'estate, attraverso le fototrappole, i controlli della polizia ambientale, attraverso la sinergia con carabinieri, polizia, carabinieri della forestale, eccetera, sono stati elevati oltre 100.000 euro di verbali. Ad agosto, quando ci hanno dato questo dato, a settembre, anzi, i verbali già pagati erano circa 70.000 euro, quindi molti di questi li hanno pagati. Naturalmente è chiaro che sono in aumento perché i controlli ci sono ancora, come ci sono, attenzione, a proposito di città nella quale i controlli ci sono nonostante i vigili urbani siano 80, che è un numero inesistente, pari a zero per una città delle dimensioni di Reggio Calabria, sono stati elevati ad oggi, soltanto negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, per sosta selvaggia, per sosta in doppia fila, per sosta all'interno dei parcheggi blu senza l'esposizione del bigliettino, 33.000 verbali, non 33.000 euro, 33.000 verbali. Fate un po' il conto, io in matematica non sono un fenomeno, il verbale va da 25 a 50 euro, fatevi un po' voi i conti. Questo per dirvi che vedere il sacchetto per strada non significa automaticamente che la differenziata non va bene, significa che dobbiamo insistere, significa che deve essere un percorso culturale, significa che tutti devono essere messi nelle condizioni di poterla fare. Significa che tutti devono camminare nel solco delle regole e statisticamente, anche qui dentro, statisticamente, se siamo al 58% c'è qualcuno che la faccia, diciamocelo tranquillamente, dobbiamo essere onesti con noi stessi. Tra l'altro, il beneficio non è soltanto per l'ambiente, il beneficio è per la tasca dei cittadini. Noi, se non avessimo avviato questo percorso sulla differenziata, avremmo già in questi anni dovuto aumentare la tariffa della Tari per chi la paga. Avremmo dovuto aumentare la tariffa, non lo abbiamo fatto perché l'amministrazione e la città gradualmente dal 25 è salita al 35, 45, 50 e così via. Attenzione! La norma che cosa dice? Se tu raggiungi, cioè se io ti certifico che tu hai raggiunto il 60% di raccolta differenziata, siamo al 58%, manca il 2%, non soltanto non te l'aumento la tariffa in più, ma te la riduco.
Quindi non è soltanto un beneficio per l'ambiente, è un beneficio per la tasca di ognuno di noi. Tra l'altro vi invito a farlo, perché con i controlli che noi abbiamo fatto, con i controlli non si fanno solo le multe. Con i controlli si rendono visibili i fantasmi, cioè tutti quei contribuenti non morosi, quei contribuenti fantasmi che non erano conosciuti all'amministrazione. E noi, da quando abbiamo avviato nella primavera scorsa i controlli sulle utenze non censite, abbiamo già individuato oltre 10.000 unità familiari, oltre 10.000 persone che non pagano la TARI. E questo vi arriverà con gli interessi, e prima o poi arriverà a tutti, perché più si individuano gli abusivi, più si restringe il campo di quelli che non pagano. Perché è importante dire questo? Perché, cerco di essere il più semplice possibile, il servizio di raccolta differenziata, o meglio, il servizio di raccolta dei rifiuti, e quindi la differenziata e quindi tutti gli altri servizi di igiene urbana, costano al comune circa 20 milioni di euro. La legge dice che il costo del servizio lo devi coprire con la tariffa. Quindi teoricamente, se tutti pagassero, noi eravamo tranquilli e quant'altro. Ovviamente, non pagando tutti, il comune deve mettere soldini dal suo bilancio per consentire l'erogazione del servizio. Però più aumenta il numero delle persone che noi sappiamo che debbano pagare la spazzatura, più si riduce il numero e la quantità di quello che noi dobbiamo pagare. Un conto, ad esempio, la faccio breve, che questi 22 milioni di euro debbano essere pagati da 100.000 persone, 100.000 cittadini, un conto è che questi 22 milioni di euro debbano essere pagati da 110.000 cittadini, quei 10.000 in più che fino ad ora abbiamo recuperato. Ovviamente con questi numeri si abbassa di poco, ma più si restringe il campo, più si continua con queste azioni, e io ritengo che il ruolo del sindaco sia quello dell'educatore e non dello sceriffo, ma ci sta e ci deve essere anche questa parte, più naturalmente riusciremo a camminare su un solco di rispetto delle regole. Significa anche cultura. Per quanto, vi ripeto, per voi il quartiere possa essere quello che dalle problematiche che mi avete descritto è, il quartiere, la circoscrizione di Archi comprende anche Ventimiglia, comprende anche la collina di Ventimiglia, e in quella collina noi abbiamo investito attraverso i fondi comunitari circa 6 milioni di euro per la riqualificazione dei vecchi fortini, e stanno per andare in appalto i lavori di realizzazione della strada come sentiero anche, diciamo, paesaggistico, per guardare il panorama, per collegare tra di loro i fortini. Andate a vederli, sono bellissimi, ancora non hanno una loro anima, un loro utilizzo, ma è un recupero di una parte storica della nostra città. Chi ha un po' di voglia di andare a vedere perché rappresentano un punto importante quei fortini, una tra le cose è il discorso di San Paolo alla città durante tutta la notte, alla fine del quale poi riapparve il sole e illuminò tutta la collina, quindi tutta la città. E lì c'è anche in costruzione, in realizzazione, la statua di San Paolo, c'è il cammino di San Paolo, c'è tutta una storia nella collina di Ventimiglia, della quale noi dobbiamo recuperare la conoscenza e l'orgoglio, perché tra l'altro ricade nella decima circoscrizione di Archi. Ecco, esatto, l'Archi Ortigli, il primo tratto è stato completato, dobbiamo completare il secondo, ma guardate, guardando quelle targhette che ci sono lì alla porta, io ricordo quando ci incontravamo e Lucia e Italia mi parlavano del progetto fatto con i bambini di dare un nome alle vie del quartiere. Oggi Archi ha una toponomastica, non credo che sia banale, non credo che noi dobbiamo salutarlo come una cosa normale, non vedere più la scritta l'81, l'82, vicolo X, vicolo Y, vicolo Z, e dare un'anima anche alle vie della città. È un percorso culturale del quale...
è andata avanti, dobbiamo mettere le targhette, ma oggi da un punto di vista toponomastico non c'è più il vicolo 1 e l'otto X e Z, ci sono nomi che sono anche quelli che sono stati suggeriti, nomi di donne, ma anche nomi di persone che hanno combattuto la mafia, cioè la via per Piersanti Mattarella, che è una vittima di mafia, fratello del Presidente. La via che abbiamo deciso di intitolare e attribuirgli è una via in questo quartiere, convinti che non è la via che fa il nome, ma è il nome che rende, che dà valore alla via, fosse anche un vicolo. Ogni tanto qualcuno dice: no, ma sai, per Tizio e Caio questa via piccola è... No, è il nome che dà valore alla via e non viceversa. E su questo magari possiamo fare anche un incontro più approfondito. Sono state recepite quelle che erano le indicazioni che venivano dal territorio. Significa anche mobilità. Io non penso che sia banale aver avviato ed essere partiti dalla zona nord della città, quindi Catona, Gallico, Archi, Pentimele e Santa Caterina, una parte del più grande piano di riqualificazione stradale avvenuto in città negli ultimi anni. È mortificante pensare che queste siano cose che ANAS doveva fare perché stanno facendo i lavori in autostrada. Guardate, ANAS non era tenuto a fare neanche 100 metri di strada, perché le opere compensative si chiamano tali nel momento in cui tu crei un disagio esteso, continuo e costante alla cittadinanza. Loro, oltre agli svincoli per alcuni periodi, per alcune settimane, l'autostrada non la chiuderanno, ridurranno le corsie, ma comunque tu avrai la possibilità di utilizzare l'autostrada. E loro fanno un lavoro che all'amministrazione comunale sarebbe costato quasi 3 milioni di euro. Io sarei contento che questi lavori si fanno, che l'amministrazione abbia risparmiato i soldi e che finalmente le vie principali della zona nord, la via nazionale Archi, Gallico, Pentimele, Catona, il lungomare di Gallico, la zona di Pentimele intorno al Palasport, tutto quello che ricade come vie, diciamo, a maggiore percorrenza in questa zona della città, sia fatto a regola d'arte da chi per mestiere fa strade, perché non è soltanto la cosa dell'asfalto, lì c'è un'attività di scarifica, che significa eliminare tutto il vecchio manto stradale ammalorato, significa attività di rimessa in quota dei tombini che spesso con l'attività diciamo del passaggio si allagano, significa anche costruire laddove possibile le caditoie, i pozzetti, tutto quello che provoca gli allagamenti, passare il binder, passare il tappetino e poi fare la segnaletica stradale. Una delle critiche che fanno ora sulle strade è che, siccome è un tappetino liscio e invitano ad andare troppo forte, non vanno bene. Prima con le buche le persone andavano più piano e quindi si evitavano di incidere questa città. E la domanda è: chi non si lamenta in questa città? Chiunque si lamenta nella nostra città. Significa anche stazione. Cioè, la stazione di Pentimele è una delle più belle da un punto di vista urbanistico, so anche molto utilizzata, leggevo di un problema di bagni, non so se ancora c'è, ma se ancora persiste, anche se non l'ho ascoltato nel corso degli interventi, possiamo naturalmente intervenire. Mobilità significa anche nuovi autobus, ve ne sarete accorti, l'avete preso, abbiamo già in città, e li abbiamo presentati qualche settimana fa, 15 nuovi autobus, tra autobus e scuolabus, acquistati con i fondi comunitari, andranno in appalto nei prossimi giorni l'acquisto di altri 35 nuovi autobus. Non li vedremo domani, perché acquistare un autobus non è come andare dal concessionario e acquistare la macchina. Quando noi diciamo acquistare un autobus, significa che la ditta che si aggiudica la gara lo deve costruire, non ce l'ha già in deposito in magazzino, lo deve proprio costruire. Avete saputo che erano 4 anni e avete fatto.
questo, vado un po' più nello specifico. Nanni Barbaro, i locali della circoscrizione per l'associazione, lo dicevo prima, a parte possono venire qua, ma se c'è un'idea di come riutilizzare l'asilo comunale chiuso piuttosto che l'ex università, oltre alla partecipazione concreta, esiste un sito internet che si chiama www.iopartecipo.rc.it. Uno va, guarda quelli che sono i beni, se ce n'è qualcuno che gli piace partecipa al bando, se non c'è qualcuno che gli piace fa, si chiama call in inglese, scrive e dice: siamo l'associazione XYZ, vorremmo, abbiamo un progetto di riqualificazione, riutilizzo, riuso dell'ex scuola comunale per giocare a carte tutti i pomeriggi. Bene, l'amministrazione che fa? Acquisisce questa proposta e poi fa una manifestazione di interesse e dice: abbiamo ricevuto dall'associazione Amici della Briscola di Archi la proposta di come utilizzare i locali dell'asilo comunale. C'è qualcuno che è interessato a sostenere questa proposta o ha un progetto diverso di utilizzo? E questa proposta rimane aperta per 30 giorni, se non sbaglio. Al termine di questi 30 giorni, se non c'è anima viva che dice no, oltre alla briscola dobbiamo giocare pure a dama perché noi siamo gli amici della dama di Archi, si conclude quella procedura e il bene viene consegnato. Naturalmente viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Quindi se ci sono dei lavori da fare, questo comune povero e scalcinato, se non programmato ovviamente non ha la possibilità di farlo, ma si può fare. E questo è un altro elemento di partecipazione dal basso che prima non c'è. Franco Giunta, le strade interne, è vero. Da lunedì, da martedì, ci sono due squadre di manutenzione stradale per le buche, una dalla zona nord e una dalla zona sud, che quotidianamente camminano, vedono la buca e la corrono. Lo facciamo in base alle segnalazioni che ci danno, cioè in base alle segnalazioni che abbiamo noi, ma anche in base alle segnalazioni che riceviamo dai cittadini. Quindi anche qui, se ci sono delle segnalazioni da fare, lo riceviamo volentieri, perché sono in attività queste squadre. Come sai, le fogne di Sant'Antonio sono all'interno del decreto regio, quindi lì la previsione di spesa è stata fatta. Naturalmente va seguito l'iter burocratico del progetto e della gara d'appalto. Rispetto al problema dell'aumento di abbandoni da quando è stata avviata la raccolta differenziata al centro storico, signora Giordano, perché avviene questo? Perché prima chi non la faceva nelle zone servite dalla differenziata, che oggi sono il 95% della città, andava a buttare la spazzatura laddove c'erano i cassonetti. E i cassonetti c'erano al centro storico. Qual era il rischio? Di trasformare il centro storico cittadino in una grande discarica, perché avendo deciso di partire dalle periferie, si stava stringendo sempre più. Quindi il centro sarebbe diventato l'unico luogo dove c'erano i cassonetti. Poi mi avrebbero rimproverato che il sito, anziché partire dalle periferie, parte al centro storico. No, lo so. Abbiamo dovuto iniziare quest'estate per un motivo positivo, perché il comune, per estendere la differenziata al centro e alle zone collinari e pedemontane dove non c'era, ha vinto un bando. Partecipato a un bando regionale, 6 milioni di euro dalla regione Calabria, e oggi abbiamo la possibilità davvero di estenderla in tutta la città. Ovviamente, non estendoci più i cassonetti al centro, qualcuno ha deciso di buttarla o nel quartiere in cui vive o nelle zone più... Non dice mia madre per prima, quindi io ho combattuto, ora sa che la deve fare, per primo con mia madre, ma perché è una percezione culturale e noi la combatteremo soltanto col passare delle generazioni. Chi per
50 anni, 60 anni, 70 anni, 80 anni è stato abituato a aprire una busta, buttare dentro di tutto e di più, scendere le scale e buttarla nel cassonetto. Comprendo che è difficile cambiare abitudini dall'oggi al giorno. Mio figlio, i miei figli, i miei nipoti lo fanno già, perché non conosceranno un altro modo di differenziare i rifiuti. Mio figlio, la pannolina è nel grigio, lo sa, la plastica è nel giallo, è un gioco. Per i bambini, per le generazioni più nuove, è un gioco. Per mia madre, per quelli della sua generazione, è un peso, perché giustamente, all'inizio naturalmente, non sempre, bisogna applicarsi. Qualcuno mi ha detto, prima andavo a buttare la spazzatura nel cassonetto, ora devo scendere ogni sera, ma sotto casa. Sotto casa, prima devi fare strada. A volte, ripeto, la percezione è diversa rispetto a quelli che sono i problemi reali, e il cambiamento purtroppo spesso fa paura, ma è un percorso che non si arresta. Va migliorato, va integrato, vanno acquisite e ascoltate tutte quelle che sono le segnalazioni e le richieste di miglioramento e le variazioni che ci possono fare, ma non si può tornare indietro. Mi avvio alla conclusione. Ovviamente tutte queste cose più, diciamo, non dico personali, ma più piccole come problemi nello specifico, io le ho segnate tutte e ci lavoriamo. Però guardate, dobbiamo avere l'onestà intellettuale di ricordarci sempre da dove siamo venuti. Non si può dire viviamo in uno stato di abbandono e arretratezza senza precedenti. Non è corretto dirlo, e non è corretto neanche venire qua a fare politica e chiedere l'estensione del comitato gallico, che è una cosa che ci sta, ma nella misura e nella convinzione di voler risolvere i problemi, non di fare qualcosa contro qualcuno, ma di fare qualcosa, di fare un comitato per qualcosa e per risolvere i problemi. Non si può dire che Gallico, con tutto quello che vi ho detto, ma anche con una parte dei lavori del lungomare avviati e conclusi, la parte nuova e l'altra, decreto Reggio, sbloccati i lavori, riavviata la fase di progettazione. Perché anche Gallico ha una storia particolare. Il progetto di realizzazione del nuovo lungomare di Gallico prevedeva la riqualificazione dei manufatti abusivi. Cioè, noi ci siamo trovati un progetto in cui quei manufatti abusivi non venivano demoliti, venivano riqualificati. Una follia, oltre a essere brutti, perché un lungomare dovrebbe avere lo sguardo sul mare, prevedere strutture movibili, leggere, eccetera. Questo progetto, fatto nelle segrete stanze, non condiviso, urban center, assemblee popolari, eccetera, prevedeva la riqualificazione dei manufatti abusivi. Noi abbiamo su quel lungomare già demolito uno di questi manufatti e dobbiamo soltanto decidere il giorno, perché la gara è stata già fatta. Sicuramente prima della fine dell'anno demoliamo il secondo. Anche con il cemento armato? Uno in cemento armato già è stato fatto quest'estate. Uno si chiama Raffaello. L'altro sarà fatto entro la fine dell'anno, sono due o tre, ma già è stato programmato l'intervento. Capite che differenza? E un altro a Catona ne abbiamo demolito, ecco perché mi ricordavo che l'altro. Un altro a Catona già demolito. Capite quando? Cioè, anche in questo sta la differenza e il cambiamento. Prendere un progetto che è inguardabile ed è un obbrobrio sotto tutti i punti di vista, giuridico, politico, amministrativo, lavorare per trasformarlo, e ci vuole tempo, e nel frattempo mettere da parte e demolire le cose che si volevano sanare, chissà per quale motivo. Ma Gallico avrà un teatro, a Gallico sono in corso, cioè ci sono gli operai che ogni mattina lavorano. Qui non è il fare, stiamo pensando, abbiamo immaginato di. C'è un cantiere aperto per i lavori di realizzazione, nuovo, non c'era, di realizzazione del teatro di Gallico.
né un punto di socialità, è un punto di incontro, è un punto di cultura, è un punto di spettacolo, è un punto che dà la possibilità, darà la possibilità a chi fa cultura, fa impresa culturale, fa attività teatrali di poterlo fare senza dover sopportare i costi che sono alti, perché è la struttura che è importante del teatro cilea. Non esistono altri teatri in città, quello sarà il secondo, il vecchio cinema Orchidea sarà il terzo. Bene, confiscato alla criminalità organizzata, collaborazione, 6 milioni, certo, quello sarà il terzo. Accordo con l'ordine degli architetti, sì, per avviare una progettazione e poi ovviamente fare tutte le procedure previste. A proposito, la fiera, mi avete chiesto la fiera di Menti. La fiera di Menti, intanto non è della, è del comune e della regione. La fiera di Ventimiglia, in accordo con la regione, abbiamo chiesto di acquisirla. Abbiamo messo 5 milioni di euro nei patti per il sud. E verrà, ovviamente siamo nel centro città, quello non può essere un luogo da fiera, cioè ormai Ventimiglia non è periferia, non è periferia cittadina. Quello nella nostra idea deve essere Ventimiglia è un quartiere a destinazione sportiva, di fatto lo è. Il Palasport, il circolo del tennis, il piazzale Ventimiglia è stato intitolato alla memoria di Enzo Ferrari, anche perché ogni tanto si organizzano delle manifestazioni. Quella deve essere una struttura sostenibile, senza barriere, un polmone verde, un parco a servizio di quell'area. Questo e questo, su questo si sta lavorando. Sempre coi patti per il sud inizieranno, già stata fatta la gara. Piazza della Madonna delle Grazie di Galli. La conoscete? Immagino di sì, c'è il parco della mondialità, era un non luogo, perché quella non è una piazza, è un'estesa di asfalto oggettivamente difficile da ritenere piazza. Un luogo del cuore, soprattutto della comunità di Galli, lì l'estate, il 10 di agosto, se non sbaglio, l'11, ho partecipato quest'anno, si realizza la processione della Madonna della Grazia, e quella sarà un'altra zona che verrà riqualificata con questi fondi che sono stati messi, in questo caso sono 300.000 euro. La differenziata è stata fatta anche lì. È chiaro che ci sono tantissime altre cose da fare, però dobbiamo dirci, cioè, dobbiamo essere onesti con noi stessi. Non si può dire un degrado, un abbandono, come non si vedeva da anni, soltanto per strappare un applauso più grande e fare un po' di politica, soprattutto nella misura in cui si rimpiangono le comunità montane che sono state chiuse perché erano fatte a mare. Le comunità montane erano realizzate in luoghi, in comuni che avevano nel loro nome la parola Marina di. Cioè, nel comune Marina di qualcosa c'era la comunità montana. Cioè, è normale che le hanno chiuse. È normalissimo che le hanno chiuse. È meno normale che abbiano chiuso le circoscrizioni. Lo dico da chi è stato consigliere di circoscrizione. Perché oltre ai piccoli problemi del quotidiano che si riuscivano a risolvere, le circoscrizioni erano una palestra politica. Quello che non fanno più i partiti, quello che non fanno più quei luoghi, quei presidi nei quartieri, lo facevano da un punto di vista istituzionale le circoscrizioni. Ho avuto l'onore di fare 5 anni il consigliere di circoscrizione e uno si cimenta in una dimensione più piccola, intanto per capire se gli piace o non gli piace, ma anche per prendere dimestichezza con le prime cose amministrative con cui poi magari uno si confronterà, la differenza tra una determina e una delibera, la differenza tra un atto di giunta e un atto di consiglio, quelli che sono i poteri anche di consultivi a cui non si può fare a meno nel momento in cui vanno prese le decisioni sui piani regolatori, sui piani strategici e quant'altro. Una follia averle eliminate, figuratevi quanto mancano a noi, quanto mancano a noi presidi, soprattutto nell'epoca in cui ormai le notizie circolano soltanto sui social network e le segnalazioni si fanno sui social. Io lo dico e lo ribadisco quando c'ho occasione: se voi scrivete sul sito internet o sul gruppo, ci sono fantomatici gruppi su Facebook,
c'è un gruppo che si chiama Gruppo Comunale alla vostra cortese attenzione, seguitissimo. C'è gente che è convinta di stare parlando col presidente del FIM. Cioè, questo gruppo si chiama Gruppo Consiglio Comunale alla cortese attenzione di. C'è gente che scrive convinta di parlare o col sindaco o col presidente e si arrabbia, per non dire altro, se qualcuno non gli risponde. Ma non è un luogo istituzionale. Matura la convinzione di avere un diritto. Guarda, c'è di luoghi, di indirizzi istituzionali, c'è intanto quello del sindaco, la posta elettronica che leggo io o il mio staff, facilissimo, sindaco@reggiocal.it. ovviamente c'è anche il messaggio su Facebook, ma è meno facile che io riesca a stare dietro a quello. Una mail, non per forza una mail, una mail è un atto formale che vincola anche il sindaco si può giustificare se gli mandi un messaggino su Facebook e dice no, guarda, come effettivamente è difficile, uno dovrebbe stare tutto il giorno così. Ma è tutto virtuale. No, se siamo qua non è tutto virtuale. Come no? Se siamo qua non è. Quello che noi diamo importanza alle cose virtuali. Noi non dobbiamo fare. Che ne so se li ascolta, se li guarda, ma se non è io parlo personalmente lo vedo. Certo, infatti siamo qua per questo. Siamo qua per questo. Loro devono girare, devono guardare, non ti chiedo scusa, concludo che. Ci vuole competenza, deve fare parte. Ok. Lavori conclusi purtroppo, mai aperto, verrà realizzato un centro per l'autismo. Di Reggio e di Messina. E sarà fatta ad Archi. Il centro dell'autismo dello stretto, comprende Reggio e Messina, sarà fatto nell'ausilio dei campi Archi. Non voglio deviarvi oltre, il presidente dirà qualcosa anche sull'acqua. C'era una domanda sul cimitero. Al cimitero noi l'autoclave l'abbiamo portata, poi se la sono rubata, ne abbiamo messa un'altra e nel frattempo abbiamo avviato i sondaggi per la condotta che dal campo sportivo arriva al cimitero stesso. Per quanto riguarda il torrente Malavenda, come tutti i torrenti sono stati puliti d'estate, perché c'è. Quest'estate è stato pulito. Questo qua è il torrente Malavenda. No, ora è sporco, lo so. Ora è sporco. Quest'estate dico è stato pulito. No. Mai stato pulito. Il torrente Malavenda. No. Vi credo, mi hanno dato un'informazione sbagliata. Okay. Va bene. Però anche il giorno dato ti dico c'è un canale. Ok. E l'ho detto. E del corrente spaccio che è fondamentale. Sì, no, ok, no, evidentemente mi è stata data un'informazione. Ma questo è bandiera. Va? Bandiera. Ok, non ho sbagliato io. E concludo ringraziandovi, dicendo che. Scusami, me la agisce pure al signore per quanto riguarda il piccolo del campo. Sì, no, l'ho detto, queste più piccole le ho viste. Ho capito. Io vi volevo ringraziare, vi volevo chiedere anche più in là, in maniera normale, diretta, senza bisogno di raccogliere firme, anche se so che avete la forza e la possibilità di farlo, di rincontrarci per fare un punto della situazione e vedere quali passi avanti sono stati fatti rispetto alle cose più piccole che avete chiesto. Però in 2 anni vi ho raccontato in 1 ora e mezza tutto quello che abbiamo fatto, quindi sarei stato super bene se avessi fatto tutto. Dovete mettervi nelle mie condizioni, senza una lira, senza personale, dovendo inventarsi l'impossibile anche per cambiare una lampadina, mi pare che
proprio a zero non siamo, cioè se su 10 cose ne abbiamo fatte 7 non ci concentriamo sulle 3 che mancano. Fatemi finire per favore. Io volevo ringraziarvi e dirvi anche che non ci sono altri soggetti legittimati a interloquire con le istituzioni in questo quartiere. Ogni tanto leggo, vedo chi in maniera inopinata si attribuisce meriti volendo prendere in giro le persone su cose che si sono fatte, si sono avviate. Esistono altri soggetti in questo quartiere. Ecco, non ci sono soggetti, seppur lo millantano, lo scrivono e lo dicono, che hanno vie preferenziali nel dialogo con l'amministrazione comunale. Non ci sono altri luoghi e contenitori se non quelli degli incontri popolari, se non quelli delle associazioni storiche, della parrocchia, delle persone che hanno vissuto in questo quartiere, degli scout, insomma di tutti coloro con cui per anni ci siamo confrontati e con cui vogliamo continuare a confrontarci. Naturalmente non ci confrontiamo con chi invece pensa di poter raggiungere altri tipi di obiettivi che non rientrano nella nostra filosofia, nel nostro modo di vedere la città e l'amministrazione. E una cosa volevo dirvi, perché vi ho parlato all'inizio delle difficoltà che abbiamo. Questa è una città che ha grandissime difficoltà anche sul piano del lavoro, e voi ne siete pienamente consapevoli. Reggio, il comune non è un soggetto che deve garantire lavoro, è un soggetto che deve garantire servizi. Naturalmente però non ci si può girare indietro rispetto alle tante bombe e orologeria che purtroppo ci sono nella nostra città, e questo è quello che ha consentito di avviare un risanamento dell'azienda dei trasporti dell'ASI. Quando ci siamo insediati pendeva un fallimento su Atami, sarebbero andati a casa 33 milioni di euro, sarebbero andate a casa 300 persone e quindi 300 famiglie. Atami non soltanto non è più a rischio fallimento, ma ha mantenuto quelli che c'erano, ha assunto nuovo personale. Abbiamo chiuso un'altra pagina triste per la nostra città, che è stata quella delle società partecipate misto pubblico-privato, nella convinzione che il comune, che è un ente pubblico, debba garantire servizi senza essere accompagnato da chi invece prova ad avere un lucro. L'unica società privata è la VR, ma quella ce la siamo trovata, è un percorso lungo che non si può risolvere sicuramente in questa legislatura, e ovviamente bisognerà fare delle valutazioni. Ma chiusa la pagina delle società misto pubblico-private, che erano Regis, Recasi e Multiservizi, Regis e Recasi sono state fuse in un'unica società a capitale interamente pubblico. Le 150 persone che ci lavoravano ci continuano a lavorare, non si è perso un posto di lavoro. Multiservizi si è sciolta per infiltrazioni mafiose, abbiamo costituito una nuova società pubblica, sono stati fatti concorsi pubblici, è stato nominato un prefetto presidente di quella commissione. Entro la fine dell'anno verranno assunti i primi 30 all'interno di questa graduatoria. Siamo riusciti a far reintegrare nel bacino LSU e LPU, grazie a una sinergia con la regione Calabria, 108 ex LSU e LPU, 108 reietti della società, persone troppo giovani per andare in pensione, troppo vecchie per poter ambire a una prospettiva lavorativa. Oggi queste persone sono tornate a lavorare, sono tornate a avere una certezza, sono tornate a rendersi utili per se stessi prima e per gli altri dopo, perché lavorano per il comune. Le attività sul debito pubblico che stiamo facendo, le stiamo facendo grazie a loro. Non solo, il comune aveva 104 lavoratori socialmente utili storici, diversi dai 108, questi sono altre persone, 104 lavoratori assunti come lavoratori socialmente utili alla fine degli anni 90, nel 98-99, nessuno dal momento della loro assunzione si è mai preoccupato di trovare la soluzione per poterli stabilizzare. Se non l'avessimo fatto noi, queste persone il 31 dicembre sarebbero andate a casa. Oggi 104 padri e madri di famiglia hanno tolto il punto interrogativo dal loro futuro, perché non sono più
e l'SU, ma sono dipendenti pubblici del Comune di Reggio Calabria. Con tutte le difficoltà del caso, stabilizzati, avranno un percorso lavorativo più sereno, avranno una pensione sicuramente certa, e l'orgoglio nell'orgoglio è che siamo il primo comune della Calabria ad averlo fatto, l'unico finora a stabilizzarli tutti, e il terzo comune in Italia, perché questa è una normativa nuova che nessuno conosce. Ultima cosa che vi volevo dire è che dopo 20 anni finalmente si tornano a fare i concorsi pubblici a Reggio Calabria. Entro la fine dell'anno, per l'anno nuovo, torneranno a farsi, l'ultimo è stato fatto nel 2000, concorsi pubblici per entrare nella pubblica amministrazione, quindi non soltanto amministrativi, persone, insomma, personale tecnico, anche avvocati, commercialisti, ragionieri, geometri, tutti coloro che oggi sono un personale che manca alla pubblica amministrazione e che dall'anno prossimo in poi potranno ambire a lavorare per la loro città, con la possibilità, mantenendo la graduatoria aperta, un po' alla volta, pian piano che vanno in pensione gli altri dipendenti, di poterli assumere attingendo da quella graduatoria. Non è scontato, neanche questo è ordinario, perché anche su questo, con le condizioni di bilancio in comune, avremmo potuto fare spallucci. Io vi saluto e vi chiedo davvero di rivederci prossimamente per darvi risposta sulle altre cose che ci siamo detti. Prego. Intanto ringrazio il sindaco. Non ci rispettiamo, se no prendiamo continuità. Chiedo scusa, no, aspetti un momento, per dare continuità a questa sera, basta però un'ora, un minuto. Intanto io credo che sia opportuno che si istituisca un tavolo tecnico permanente sui problemi di arte, con la partecipazione del comune e dei cittadini di arte. È necessario anche marciare sul terreno della base per definire un regolamento per l'elezione dei consigli di quartiere. Ci sono diverse cose di cui discutere, alcune non sono venute fuori, mi segnalava l'amico e compagno che pensa bene il problema del muro che impedisce la visuale sempre all'altezza dell'osso, tanti problemi, ci sono tante cose da definire, dovremmo anche fare una discussione, chiedo scusa, su come giovane la vita delle periferie, i 241 milioni di debiti, che abbiamo una discussione su queste cose, e alla fine, siccome i problemi sono molti, io farei la proposta di ricomporre l'assemblea, così evitiamo di fare rapporti di firme e quant'altro per la fine del mese di giugno. Però ci devono essere queste cose, l'apertura del tavolo tecnico, l'apertura della discussione. Ci teniamo in contatto con il Presidente e ci diamo appuntamento. Sì,